Riorganizzavano e imponevano nuove regole all'intero mandamento attraverso riunioni rese riservate attraverso lunghe passeggiate senza telefonino per le strade pubbliche di Palermo, dove incontravano i vertici delle altre famiglie mafiose. La Polizia di Stato, dopo accurate indagini della squadra mobile di Palermo, su ordine della direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, ha eseguito 9 arresti, 8 in carcere e 1 ai domiciliari, nei confronti di persone sospettate a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione col metodo mafioso. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire l'organigramma delle famiglie Noce Cruillas Malaspina Altarello, ritenute dagli investigatori legate a Cosa Nostra. Il clan del Rione Noce era nel cuore di Totò Riina. Nel corso di una di queste riunioni registrate dalla polizia sarebbe stata documentata l'ascesa al vertice del mandamento Noce Cruillas di colui che sarebbe ritenuto l'attuale capo dopo aver sofferto un lungo periodo di detenzione. Nessuna attività produttiva sarebbe sfuggita alle attenzioni di Cosa Nostra, dal negoziante all'ambulante, tutti gli esercenti sarebbero stati soggetti alle presunte pretese di pizzo.